Sono convinto che Saverio, come al suo solito, inizia le sue trasmissioni da una croce. Una croce particolarissima che è quella di Grumento Nova. Diciamolo subito, di Grumento Nova. Salve, vediamo un pochettino se riusciamo a fare un'operazione molto, molto importante. Vediamo un po', qui siamo in mezzo al traffico. Venga, l'importante è che non mi metta sotto. Però venga. Scende un attimo, chiedo scusa un attimo. Salvazio, vieni un pochettino qua, tieni un po' qua. Allora, il microfono a questa distanza, sedite. Questa distanza qua, vai. Che devo dire? Si frega la macchina il signor Postiglione. Mi vuoi investire? Vai piano. Ehi, lascia la macchina con mia figlia. La scuola guida. Ha ripetuto 3 volte. Ah. La guida. Che dobbiamo dire? Senti, sei fregata la macchina, adesso mi paghi il gasolio. Signor Postiglione, mi pagate il gasolio. Avete mai visto un giornalista che a un certo punto lascia il microfono a uno e se ne va? Avete mai visto una cosa del genere? Sì, ma dopo parlate, per cortesia, prego. Salve, io volevo sapere il suo nome di battesimo. Raffaele, io sono di Potenza, lei di dov'è? Tu di dove sei? Di Grumento. Grumento. A Potenza Raffaele si direbbe Failuccio. Qui invece? Foluccio. Però, insomma. Senti, fammi dire una cosa, Grumento, parlami un attimino di Grumento, velocemente. Grumento è un piccolo paesino, abitanti? 1800, credo intorno ai 1800, e piccolo paesino molto bello, arroccato su una roccia, su una montagna fantastica, e poi insomma basta affacciarsi che c'è un panorama a dir poco stupefacente. Grumento, parliamo un attimino degli scavi di Grumento, velocissimamente. Io ci lavoro e gli scavi di Grumento. Là, abbiamo trovato uno che capisce. Non tanto, però insomma un po'. Sono bellissimi, un importante insediamento romano dove praticamente l'impero romano insomma ha fatto veramente tanto qui, perché era una città importantissima sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista anche, come dire, di insediamento abitativo, cioè nel senso che comunque c'è un anfiteatro, c'è una vera e propria città. Senti, c'è anche una aviopista? Sì, c'era un progetto iniziato, adesso è rimasto praticamente come è rimasto, però c'è. Quindi non si vola? Per il momento no, si vola, raro, pochissime adesso, eccezioni. Adesso, per farti capire che io sono uno che vuole bene a questa cittadina e perché no a tutta la Val d'Agri, ti presento un cantante, posso? Sì. Allora, il cantante si chiama? Giancarlo. Giancarlo, stai per molti, metti a cappella, mi fai un pezzo, a cappella, così. Così? Senti, così, vai. E sui tuoi nei si fermerà il mio pensiero leggero che vola e se ne va. Va bene? Come si chiama questa canzone? È una canzone di Negramaro. Come si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, meglio così. Sui tuoi nei. Sui tuoi nei. Senti, è una canzone tua, di tua... Una canzone che ho scritto? Sì. Ok. Sì. Vi faccio il ritornello? Sì, va bene, certo. Vai. Si parte come rondini, è un'esperienza in più, o colori vive un'ingenua coscienza, senza interrompermi. Sento una grande voglia di estrema dolcezza, è inutile a dirsi ci vuole pazienza. Hai visto, ragazzi, avete visto che capolavoro d'arte? E non è finito qui, non è finito, scusate un attimo, abbiate pazienza, scusate. Chiedo umilmente scusa, io mi presento, mi chiamo Bonaventura Postiglione, piacere, salve. Salvatore Maffeo. Se le faccio sentire una voce, scusa, vieni un attimo qua, se le faccio sentire una voce, 30 secondi, le faccio perdere proprio 30 secondi, vieni qua, corri, tieni ancora qua, sai, corri. Se le faccio sentire una voce, lei mi deve dire se le piace o meno. Sinceramente, vai, girati un po', vai. Parla in fretta e non pensare se quel che dici può far male, perché mai io dovrei fingere di essere fragile come tu mi vuoi. Sto andando una porta aperta. Le piace? La conoscevo già. Ma conosceva lui o la canzone? Lui, la canzone allora, no. Ah, ecco, quindi, e le piace questa canzone? Certo. Prova a rifarla, va. Per piacere, canta una canzone, velocissimo, 3 secondi, vai. Una canzone veloce, una cosa veloce. Sono peggio di una campana, sto. Ma questo, no, per valorizzare i giovani. No. Noi vecchi facciamo quindi che non sappiamo cantare. Perché vecchi?
meno giovane. Vecchi. Grazie, vecchi, ciao, tante cose, ciao, grazie, ciao. Oi vita, oi vita mia, oi cor, e chi sto cor, il cae, o primo amore. E o prima luna sarai per me, oi vita, oi vita mia, oi core, e chi sto core, si state, o prima amore, e o prima luna sarai per me.